A proposito di Abash Karimi, dal punto di vista sportivo entra in finale nei 50 delfino S5, una finale dove ci saranno due cinesi favoriti su tutti che, metaforicamente parlando, cercheranno di darsele di santa ragione, perché sono loro che andranno tra qualche ora a cercare di conquistare la medaglia d'oro. Arriva l'Italia, Giulia Ghiretti, sono le batterie dei 50 delfino S5 alla femminile, ovviamente. Cosa ci dobbiamo aspettare, cosa ci possiamo aspettare da Giulia? Tanto perché comunque le attese sono elevate. Giulia era pronta a questo appuntamento l'anno scorso, come tutte ha visto prolungare di 12 mesi la preparazione, ha dovuto interrompere causa pandemia il lavoro di rifinitura, ciò nonostante inizia il suo percorso in questa Paralimpiade giapponese da una gara comunque estremamente competitiva. Il 50 farfalla è nelle sue corde, ma ha un bouquet di gare ancora più importante, una buona corsia, non c'è più la campionessa del mondo e paralimpica detentrice del record, l'ucraina Alina Alabiev, però assolutamente la Ghiretti può già da stamattina, dalla mattina giapponese, porre le basi per una presenza importante in finale, anche se tutt'altro che scontata, deve andarsela a prendere. Partite Kravchenko, Chavel, Yao Kuan, Fernandez Infante, Osturk, Ghiretti e Felices. Partenza che non avvantaggia Giulia Ghiretti, che poi deve cercare di rifarsi nella parte nuotata. Parte nuotata dove in corsia numero 4 la spagnola Marta Fernandez Infante è nettamente in vantaggio rispetto alle avversarie, c'è un abisso, una differenza enorme. Giulia Ghiretti sta recuperando, si è portata in quarta posizione, posizione del limite, record del mondo per la Fernandez Infante, una freccia 41-27, una batteria velocissima. Fernandez Infante è già detentrice del record del mondo S4, qua va a fare qualcosa di unico. Un tempo che poi dovremo recuperare per Giulia Ghiretti, e adesso te lo dico, 47-88, confermata la quarta posizione, nonostante Giulia stesse recuperando per provare a riportarsi sulla cinese Yao Kuan, che alla fine ce l'ha fatta mantenere la terza posizione in questa batteria. Sono arrivate tutte, adesso la vasca verrà liberata, poi la seconda batteria, quella che ci dirà la verità sul passaggio di Giulia Ghiretti in finale, che in questo momento è più sì che no, è molto più sì che no, però mai dire mai, una terza posizione l'avrebbe messo in cassaforte. Più che altro aiutata dal tempone stampato dalla Fernandez, che non ha apparentemente risentito del passaggio di categoria, vale sempre più per le categorie centrali, lo abbiamo ripetuto in questi giorni, il nuoto nel panorama fisico va da S1 a S10, increscendo a livello di difficoltà e di disabilità. La Fernandez è una S4, gareggia con la S5 perché non ci sarebbero abbastanza atleti in grado di fare una finale riservata alla categoria, ha nelle sue potenzialità la capacità di essere ultra competitiva nella classe superiore, lo dimostra andando a prendersi il record del mondo. Non si va in vasca in base al stesso tipo di disabilità, ma in base a una classificazione medica internazionale, non ci stancheremo mai di ripeterlo ancor più in apertura di giornata, che permette a questi ragazzi e a queste ragazze di confrontarsi con avversari che sulla carta hanno le stesse capacità funzionali residue e quindi emergono come gare equilibrate. 41-27 il record del mondo di Marta Fernandez Infante, migliora di 2 secondi il suo precedente primato iridato S4, andando molto vicina al record del mondo S5 che è 40-51 di Olena Akopian. Giulia Ghiretti 47-88 invece rispetto al tempo di iscrizione, 4 decimi più alto sopra quel 47-49 con cui si presentava qua, però è un tempo che, ripetiamo, dovrebbe barra potrebbe essere utile per andare in finale. Attenzione alle cinesi terribili, Lu Dong e Cheng Zhao. Per il resto il campo è abbastanza aperto, qualora dovessero inserirsene altre due non ci sarebbe nessun problema, inserirne tre, beh, insomma, è difficile, non impossibile, vediamo. Adesso arriverà il riepilogo della grafica, quarta, quinta posizione per Giulia, se non ci siamo sbagliati con i tempi. E beh, vedremo anche, siccome non c'è molto distacco, se Giulia sarà in grado di andare a lottare per qualcosa di molto gustoso, per la vittoria
dopo quello che abbiamo visto, dopo quello che abbiamo raccontato, non c'è assolutamente storia. Ottava Giulia Ghiretti, altro che, molto sotto, recuperati e corretti i tempi brasiliani, questo te lo dico, monitor che qualche volta fa le bizze, vabbè, pazienza. Comunque, in finale ci siamo e comunque il ragionamento sui tempi abbastanza compatti, idem, valido. Bisognerà vedere se qualcuna, tranne la Ludong e tranne Marta Fernandez Infante, sbaglierà qualcosa o meno. Zona mista, Arianna Secondini, vai. Giulia Ghiretti, l'importante era entrare in finale, hai detto questo era lo scoglio da superare. Sì, buongiorno a tutti, intanto questo era lo scoglio da superare, sicuramente la batteria non era una batteria facile e adesso per fortuna era l'ottavo tempo, quindi sono entrata, adesso c'è da nuotare questa finale. Anche perché questa è la gara dove a Rio ci hai regalato una bellissima sorpresa con la medaglia di bronzo. Sì, a Rio è stato un momento magico, credo che quella lì sia la gara. E quindi hai questo delfino che è un po' un amore e odio e regala sempre qualcosa però. Senti Giulia, essere qui in questa Paralimpiade così particolare? Sì, è un po' particolare, senza pubblico, senza nessuno, però una volta che sei sul blocco, entri, c'è o non c'è il pubblico, sei tu e la vasca, quindi è bellissimo essere qua. Finalmente è arrivata la tua giornata, ma abbiamo vissuto già due meravigliose giornate con il nuoto paralimpico, insomma che aria si respira? No, è bellissimo, il primo giorno poi con un po' di quarti posti che si è rimasti tutti così, abbiamo detto bene, se iniziamo così, poi dopo in realtà tutti hanno regalato qualcosa, si vede proprio che siamo una bella squadra unita e c'è tanto lavoro dietro e siamo in tanti. Per te cosa significa? Non ho capito. Cosa significa essere qui? Beh, qua è un percorso lungo, durato ormai 5 anni e ci sono stati un po' di cambiamenti nell'ultimo anno, anche di preparazione, sono tornata a casa, per cui è proprio bello. Grazie Giulia, grazie a voi. Considerazioni da parte tua mentre stanno per cominciare le batterie dei 200 misti maschili S7 su Giulia Ghiretti, questa finale agganciata con l'ottavo tempo. Tanta testa. Sa perfettamente che a parte le prime due nessuna è fuori dalla sua portata, non siamo a Rio, sarà molto difficile confermarsi sul terzo gradino del podio, dal quarto posto in poi ci sono meno di 2 secondi, l'evoluzione tattica della gara farà la differenza, la terza cinese non mi ha convinto più di tanto perché è arrivata veramente cotta al traguardo, non escludo un vasto miglioramento, nel frattempo mi godo uno dei più grandi atleti.